giustamente avete tributato un applauso a Elisabetta Villa, spero riporterà la cosa al presidente e ai dirigenti di A come A, perché se siamo qui è merito di A come A che sponsorizza per intero questo ciclo di conferenze, con la specificità rispetto al ciclo che forse già conoscete dei capolavori raccontati, che è A come A che ha chiesto che questo ciclo sia interamente dedicato a Genova e come tale quindi è stato intitolato Superba Bellezza, proprio facendo riferimento al più celebre dei soprannomi che ha Genova. Giustamente dicevo, le avete tributato un applauso, ma forse un applauso lo meritate anche voi questa sera, perché essere qui è quasi eroico, nel senso che senza dubbio la più brutta serata non solo dell'anno, ma direi dell'intero ciclo di superba di capolavori raccontati. Io non ricordo una serata così tremenda, quindi un merito a tutti voi. La caratteristica del ciclo Superba Bellezza è appunto quella di essere dedicata a opere d'arte che si trovano a Genova. Per puro caso, non è diciamo, previsto nel programma, si tratta questa volta tutte di opere d'arte di artisti non genovesi, ma se A come A deciderà di continuare questo tipo di incontri, di sicuro per il futuro faremo ammenda da questo punto di vista. D'altronde si tratta forse in questo primo ciclo, tra i più grandi capolavori che ci sono a Genova. Un po' per caso, un po' per scelta, sono venuti quasi tutti in ordine cronologico, c'è soltanto una delle conferenze che presenta una scultura fra 8 e 900 a metà del corso, ma era una necessità logistica. Siccome a differenza di capolavori raccontati, il calendario non è ogni giovedì, perché le disponibilità del Salone di Palazzo Ducale non consentivano di fare così, vi leggo le date, poi trovate nel sito, ci sono i dépliant in fondo. Questa sera cominciamo con Clario Di Fabio che parla del monumento di Margherita di Brabante di Giovanni Pisano. Il prossimo sarà il 22 di marzo, quindi saltano 2 giovedì, e Serena Bertolucci parlerà dell'Ecce Homo di Antonello da Messina che è conservato a Palazzo Spinola. Il 19 aprile, quindi cambiamo mese. La professoressa Maria Clelia Galassi parla dell'Annunciazione di Jan Provost che è conservato a Palazzo Bianco. Poi Caterina Olcese Spingardi parlerà dell'Angiolo Oneto, che è uno dei monumenti funebri del cimitero di Staglieno. Franco Boggero, il 17 di maggio, parlerà della casa processionale del Corpus Domini che è al Museo del Tesoro del Duomo, e ultimo io il 21 giugno, quindi arriviamo fino alla primavera, partendo da una serata di pieno inverno, arriviamo fino alla fine della primavera, all'inizio dell'estate, parlerò del ritratto di Anton Giulio Brignole Sale di Anton van Dyck. Non voglio togliere altro tempo a Clario Di Fabio, il monumento a Margherita di Brabante è una delle più belle sculture marmoree presenti a Genova. La mia tata di origine toscana, quando parlava di molto freddo, diceva ghiaccio marmato, era senese di origine, ecco, freddo come il marmo. Allora in questa serata così fredda parlare di marmo, come dire, è del tutto logico. Dovrei presentarti, ma a Genova ci conosciamo tutti, quindi non presento Clario Di Fabio, lo presento nel modo cui tengo di più, è un grandissimo amico. Arrivederci. Anche io ho qualche difficoltà, naturalmente ho difficoltà a ringraziare il dottor Piero Boccardo, lo ringrazio come Piero, come lo chiamo da 30 anni o chissà quanto. Sono un po' imbarazzato di parlare stasera perché sento che l'avervi attirato qui e trattenuto qui mi crea quasi un senso di colpa e non so se potrò risarcirvi, no? Risarcirvi della serata e risarcirvi anche del freddo, anche un po'
del freddo che c'è qua dentro, perché io continuo a pensare che qualche grado in più sarebbe stato meglio per tutti, più confortevole per tutti. Vi confesso, non ho preparato più di tanto la conferenza, però ho ragionato sulla conferenza. Non ho preparato la conferenza perché, per esempio, è la seconda volta che parlo di questo stesso argomento qui a Palazzo Ducale e molte volte mi è capitato di parlarne altrove, in altre sedi universitarie e no. Però ho pensato, no? Ho pensato al titolo della serie di conferenze, di questo ciclo di conferenze, Superba Bellezza. Forse è opportuno sfruttare l'occasione offerta da questo titolo. Vedrete che la mia conversazione, un po' pomposo chiamarla conferenza, inizierà e finirà richiamandosi a questo concetto, no? Al concetto di superba bellezza, di bellezza superba o no. Vi sarà chiaro che cosa intendo alla fine, almeno spero. Ho messo dei titoletti, non lo faccio mai, non so perché. Margherita di Brabante di Giovanni Pisano, ovvero la bellezza e i suoi affetti. E incomincio la mia, capirete che è una conversazione e non una conferenza, con una notazione molto personale. Io ho conosciuto Margherita più di 50 anni fa. Era la primavera del 1965. Me lo ricordo perfettamente come se fosse adesso, quel giorno. Mio zio, il fratello di mio padre, mi aveva accompagnato in un giorno appunto di primavera, un giorno che ricordo come una giornata molto limpida, molto trasparente, molto luminosa, a Palazzo Bianco. Era il secondo museo che in vita mia visitavo, avevo 9 anni e qualche mese. Il primo era stato il Museo di Storia Naturale e ne avevo avuto naturalmente una certa impressione, no? Vedere il mammut che c'era allora nella sala, allora l'allestimento era ancora molto ottocentesco, però il mammut nella sala centrale del Museo di Storia Naturale Giacomo Doria mi aveva fatto impressione. Qualche giorno dopo, non so perché, perché mio zio non era un appassionato di arte, non era un cultore di arte, non aveva nemmeno una formazione di questo tipo, siamo venuti in via Garibaldi, allora via Garibaldi, nessuno veniva in mente di chiamare Garibaldi, via Garibaldi Strada Nuova, e siamo andati a Palazzo Bianco. Siamo entrati in Palazzo Bianco, né io né lui sapevamo che cosa ci fosse a Palazzo Bianco, che cosa ci sarebbe stato, che cosa avremmo trovato a Palazzo Bianco. Mi ricordo bene quando abbiamo fatto il biglietto, quando siamo saliti per lo scalone, abbiamo girato a sinistra e siamo entrati nella prima sala, poi siamo entrati nella seconda sala di sinistra e io mi sono trovato davanti a un'immagine di questo genere, no? Questa è un'immagine che io ho trovato a internet, naturalmente non rispecchia quello che io ho visto quel giorno, però di quello che io ho visto quel giorno qualcosa c'è, cioè c'è questo rapporto tra il marmo e la parete grigia di fondo, ci sono le luci che erano molto terse, trasparenti, come vi ho detto, e che venivano da una finestra messa da questa parte qua. Lì c'era una finestra schermata da tende alla veneziana. Io non sapevo cosa fosse questa cosa qui, sapevo leggere a 9 anni ovviamente, e ho letto l'etichetta e ho scoperto che era di un tal Giovanni Pisano e che rappresentava una tal Margherita di Brabante. Chi fosse l'uno e chi fosse l'altro, ancora per decenni poi mi rimasero assolutamente ignoti, cioè non mi posi mai più il problema. La guardammo, io e mio zio, senza dire una parola, poi a un certo punto un custode molto gentilmente venne vicino a noi e ci disse: la volete vedere muovere? Sì, la vogliamo vedere muovere. E allora lui andò nell'intradosso della finestra,
agì su un cassettino che non sapevo bene che aspetto avesse, e questo pistone iniziò a salire e poi a girare e a scendere. Io rimasi allocchito, allocchito. Fu, a quanto io ricordo, non la mia prima esperienza di rapporto con un'opera d'arte, ma senza dubbio la prima esperienza di cui io abbia memoria, nella quale esistesse e fosse prevalente, preminente, una componente estetica, cioè il piacere di guardare era effettivamente una componente fondamentale di quell'esperienza. La scultura mi colpì, e mi colpì proprio per il contrario di ciò che ha detto Piero un attimo fa, no? La tata di Piero diceva freddo come il marmo. Ecco, io se avessi dovuto dire alla fine di questa esperienza com'era il marmo, avrei detto che il marmo era caldo, no? Perché l'impressione che io avevo in quel momento era un'impressione costituita da alcune componenti, di cui, come sentirete dalle mie parole, ho un'impressione ancora molto netta, no? Un'impressione di luminosità, di intensità, di calore e poi anche qualcos'altro. In questa componente di calore c'era un altro aspetto che in quel momento per me non fece problema, no? Ecco. E che però era legato, quello sì, non tanto al contesto o alla presentazione museografica e museotecnica così sconvolgente, accattivante. Ecco, qui un'immagine di questo genere qualcosa vi restituisce, no? Ma era legata a ciò che questi pezzi di marmo rappresentavano, no? Cioè al soggetto dell'opera d'arte e in modo specifico proprio a questo volto. Riassumendo, per quel che riguarda me, la prima impressione di bellezza artistica che io ho identificato nella mia esistenza è legata a questo volto. Questo volto per me ha identificato una categoria della bellezza. Ora, come mai una impressione di questo genere poteva essere legittima su un ragazzino, su un bambino, perché adesso possiamo chiamare ragazzino un bambino di 9 anni, ma nel 1965 un bambino di 9 anni era un bambino, no? E quindi io ero davvero un bambino. Sì, la televisione ce l'avevo da 3 anni, però insomma ero proprio un bambino. Guardando questo volto, forse mi sono venuti in mente tanti volti, no? Ecco, questa figura femminile assomigliava un po' a tante cose, assomigliava un po' a mia madre, assomigliava un po' a mia zia, no? Una bellezza muliebre, no? Per usare un termine colto, ma allora non lo conoscevo, forte, no? E questo fatto ha legato in me, no? Questa immagine marmorea a tutta una serie di immagini femminili. Era un'impressione legata soltanto alla mia individualità, alla mia dimensione psicologica, psicanalitica, sulla quale sorvolo ovviamente. No. Era un'impressione, poi l'ho saputo dopo naturalmente, interrogandomi, legittima. Legittima perché chi aveva realizzato un'opera del genere aveva effettivamente calcato, aveva effettivamente stressato un aspetto, quello della ricerca della conformità dell'immagine artistica nei confronti della realtà
della realtà sensibile. Cioè, il volto di questa statua era effettivamente un volto che aveva, almeno in larga parte, no, le caratteristiche che connotano, per comune consenso, l'ideale, uno degli ideali di bellezza femminile. E un ideale di bellezza femminile col quale, cioè non un ideale astratto di bellezza femminile, ma un ideale di bellezza femminile con il quale si può venire in contatto più, dico più volte durante la giorno, magari anche se uno è particolarmente fortunato, ma ecco, in modo consueto. Lo dimostra un confronto del genere, no? Giovanni Pisano e Alida Valli. È ovvio che Giovanni Pisano, pensando Margherita di Brabante, difficilmente poteva avere in mente il volto di Alida Valli. Però non c'è dubbio che tra quel tipo di bellezza femminile che noi troviamo incarnato nel marmo, e lo dico appositamente, no? Di Giovanni Pisano e il volto bellissimo di Alida Valli a 33 anni, ricordatevi questa età, l'ultima foto di destra è presa quando Alida Valli aveva appunto questa età, esiste una certa qual conformità. Allo stesso modo, vedete, per dire che un altro tipo di bellezza femminile che poi mi colpì, ma in epoca più avanzata, quella di Lea Massari, grande attrice, purtroppo non si vede più in giro, ecco, anche in questo caso possiamo trovare nessi. Ora, la faccio finita, no? Però la possibilità di istituire confronti di questo genere ci dice qual è una, almeno una, delle ragioni di un fatto che io nella breve nota, no, che mi è stato richiesto di presentare per introdurre la mia conferenza, ho messo in evidenza. Cioè, Margherita di Brabante è un'immagine davanti alla quale nessuno resta indifferente. Non ha importanza se è uno storico dell'arte medievale, non ha importanza se è un ingegnere o un architetto o un pescivendolo. Chiunque davanti a un'opera del genere è in grado di provare una impressione che diventa un'emozione e che in qualche modo stinge in quella che possiamo chiamare esperienza estetica. A tutti suggerisce una impressione che è legata al concetto, alla nozione divulgata, no? Che tutti possediamo nel nostro senso comune, di bellezza, no? Di bello, di bellezza. Una di quelle nozioni divulgate, no? Di cui tutti abbiamo una nozione e che a tutti sarebbe difficile poi esprimere in forma compiuta. Però tutti sappiamo cos'è la bellezza, no? Anche se magari non siamo in grado di spiegare perché una cosa ci piace. Ecco. Ora, questa immagine Margherita di Brabante, dico, di Giovanni Pisano, è un'immagine che funziona in questo modo, no? È stata pensata avendo come paradigma, come termine di riferimento, la bellezza naturale. Bene, siamo nel 1313-14. Non era scontato che in quel momento uno scultore pensasse in questo modo. Non era scontato, però era una delle possibilità. Era una delle possibilità. Nel Medioevo, in realtà, diciamo fino al 1235 circa, 1235-1240, dell'idea di bellezza fosse una componente fondamentale il rifarsi al dato naturale, non era un aspetto assolutamente scontato. Noi, questa è un'opera, è un magnifico grande crocifisso di uno scultore tedesco della seconda metà dell'undicesimo secolo, si trova in San Giorgio di Colonia, ma ne ho scelto uno a caso. Ecco.
È un'opera che, se la si va a vedere dal vero, impressiona, imponente, e uno la direbbe bella, no? La direbbe bella, però certamente da un'opera del genere l'aspetto che dicevo connota Margherita è assolutamente assente. Nessuno che pensi a Cristo pensa a un Cristo con una faccia di questo genere, no? Nessuno davvero davanti a un'opera di questo genere può pensare che questo volto di Cristo o questo volto di uomo, parlando più in generale, sia effettivamente il volto propriamente detto di un uomo, che nessuno si aspetta di vedere passare per strada uno con una faccia così. Se passasse per strada uno con una faccia così, ci si preoccuperebbe, no? Perché si è davanti a un monstrum, si penserebbe di essere davanti a un monstrum. Quindi c'è una dicotomia, una divaricazione tra concetto di bellezza artistica e concetto di bellezza corrente. Ecco. Bene, intorno al 1190-1200 c'è un momento in cui effettivamente si ha questo stacco, questo snodo, nella storia della cultura figurativa europea. E uno dei personaggi pochissimo conosciuto, un nome che alla maggior parte della gente è assolutamente ignoto, che nessuno ascriverebbe tra i nomi eletti, nessuno metterebbe vicino a quello di Michelangelo, di Donatello, no? Di Raffaello, ma che è stato uno dei più grandi e più innovatori artisti della storia, Nicolas de Verdun. Ecco, con questo personaggio, un orafo, non uno scultore né un pittore, ma un orafo, inizia, come potete vedere da questi quattro volti che vi presento, una nuova categoria di bellezza, un nuovo modo di trasferire in arte la natura. E vedete questi personaggi? Questi personaggi sono apostoli, no? Quindi ai quali normalmente venivano dati dei volti generici, tipologici, e noterete che invece almeno questo e questo in maniera molto spiccata hanno caratteristiche che sono fortemente sbilanciate in senso naturalistico. Questi non sono tipi, questi sono volti quali ci si aspetterebbe di trovare. Probabilmente se adesso aprissimo le luci e andassimo a esaminare i volti dei signori, naturalmente, potremmo trovare qualche più di una coincidenza tra un volto del genere, scusate, e un volto del genere. Bene, questo è il grande momento dello snodo nella storia della cultura occidentale, della cultura occidentale europea. Noi europei siamo sempre un po' eurocentrici, no? Pensiamo che l'Europa sia stato il centro del mondo, ma insomma, però in questo mondo, in questo piccolo mondo culturale che è l'Europa occidentale, bene, questo è effettivamente un momento di svolta. Guardate, qui siamo a Chartres, le prime tre statue della vostra destra, alla vostra destra, che rappresentano tre santi, si datano intorno al 1205, circa. La quarta, quella che sta alla vostra sinistra, quella con il santo con la lancia, è del 1230 circa. Come potete notare, ci sono molti aspetti che le accomunano, queste tre più una, ma quella che sta alla vostra destra, se la guardate bene, è molto ma molto diversa dalle altre. Le tre alla vostra sinistra sono tre variazioni su un unico tema, e vedete che il tema dal punto di vista strutturale è quello della colonna. Hanno volti standardizzati, hanno tutti lo stesso volto con leggere accentuazione, si differenziano soprattutto per l'abbigliamento, che è quello che li rende riconoscibili, e hanno un andamento figurativo decisamente colonnare, difatti si chiamano statue colonne. Non notiamo quasi niente che, diciamo, implichi la struttura fisica sottostante a questi abiti, e come potete notare i loro piedi non poggiano,
ma stanno in una posizione che per noi sarebbe scomoda o impossibile, no? Sembrano appesi, sembrano privi di peso naturale, non soggiacciono, potremmo dire per parlare in termini un po' più precisi, alla forza di gravità, no? Quella legge alla quale tutte le cose esistenti e soprattutto tutti i corpi umani e non solo quelli, soggiacciono, non pesano per terra e il corpo non si atteggia in relazione a questo. Differente è il San Teodoro o San Eustachio che sta alla vostra sinistra, che invece ha i piedi ben piantati per terra e li tiene in modo asimmetrico, no? In relazione alla struttura del corpo che, come vedete, è articolata in maniera molto precisa. Il corpo poggia sulla gamba di destra, mentre la sinistra serve soltanto ad equilibrarlo, come normalmente fa chiunque vada a vedere un quadro, una mostra, no? Passa da un piede a un altro, in modo da scaricare il peso un po' di qua e un po' di là. Bene, tra queste il momento di snodo è appunto quello che qua a Chartres, nel transetto sud, in questo grande sistema figurativo di imponenti statue, noi vediamo quasi in vitro, no? Manifestarsi. Tra il 1200 e il 1230 inizia ad affermarsi una visione nuova della quale diventa protagonista una figura umana che presenta, inizia a prendere in maniera sempre più netta una conformità nei confronti del dato di natura. Non solo. Qui siamo a Strasburgo, in quelle che sono sono due delle culture più belle del gotico europeo, la chiesa e la sinagoga del portale sud della cattedrale. Qui siamo intorno al 1225 e vedete qui che le statue, pur stando ferme perché sono statue, però iniziano a muoversi su se stesse. Guardate la chiesa trionfante e la sconfitta sinagoga. La sinagoga è bellissima e per esprimere questo suo essere sconfitta, questa sua ritrosia, questo suo ritrarsi, no? Si gira su se stessa, è bendata, no? È bendata, ha la lancia spezzata, è vergognosa, sta per essere superata di slancio dalla chiesa trionfante e si gira su se stessa, si volge nello spazio, no? Ecco, sono le prime sculture che mostrano di essere consce, di stare in, no? Non di essere, ma di stare in una dimensione che sta fuori di loro. Prendono, se non proprio confidenza, comunque coscienza di stare in uno spazio. Qui siamo a Reims, nella cattedrale che era la cattedrale dell'incoronazione dei re di Francia, e questa è una statua gigantesca, è alta circa 3 metri, fatta per stare a decine di metri di altezza, quasi in cima al campanile destro della facciata della cattedrale. Sono una serie di statue che rappresentano dei re di Francia. Questo viene chiamato convenzionalmente Filippo Augusto, ma non si sa se rappresenti davvero Filippo Augusto. Come potete vedere, qui la statua non solo esiste e ha un volto che inizia a essere credibile, ma protende il braccio destro in avanti, prendendo decisamente possesso, no? Possesso dello spazio. Qui siamo molto lontano, siamo al di là del Reno, siamo a Bamberg, in una delle grandi cattedrali imperiali, fondata da Federico II, e qui c'è quello che dal punto di vista cromosomico possiamo chiamare il fratello o il cugino del re Filippo Augusto, chiamiamolo così, che abbiamo visto a Reims. È quello che viene chiamato il cavaliere di Bamberg, il cavaliere di Bamberga, no? E non si sa bene chi rappresenti, è stato identificato con tutti, con Carlo Magno, con Costantino, con tutti. E oggi si pensa che sia Santo Stefano d'Ungheria. E lo vedete,
no? Lo vedete, sta su un cavallo grande al naturale, e è molto bello, è di una bellezza, diciamo, decisamente virile, no? Decisamente virile, somiglia in tutto, anche in termini proprio di somiglianza fisica al suo cugino di Reims. Tenete presente che probabilmente venne realizzato dalle stesse maestranze che si mossero da Reims verso Bamberg alla ricerca di nuovo lavoro. E guardatelo, anche lui esiste nello spazio, sta guardando non si sa bene che cosa, e con una mano tiene la briglia, il cavallo è calmo, lui è calmo, sta guardando con la testa leggermente voltata alla sua destra e tiene in un gesto assolutamente nonchalant questa la correggia che tiene i due lembi del mantello, no? Quindi sta facendo un gesto che indica semplicemente la sua tranquillità e la sua introspezione, il suo riflettere su qualcosa che noi non sappiamo, ma che lui sta facendo e che comunica di star facendo in maniera decisa. Fino ad arrivare, qualche anno dopo, siamo intorno al 1249, qui siamo un po' più a nord nella Germania, a Naumburg, nel coro, dove nei pilastri di questo coro sono rappresentati i 12 fondatori di quella cattedrale, ma non della cattedrale che era stata fatta, rinnovata nel 1249, ma della prima cattedrale fondata ancora nell'undicesimo secolo. A questi fondatori, che erano morti e stramorti, ormai consunti nelle loro tombe, no? Di questi personaggi vengono rievocati le fisionomie, e a questi personaggi vengono date delle fisionomie credibili, contemporanee. I due più celebri sono questi, no? Eckhard, il margravio, e sua moglie Uta. Poi ce ne sono altri, Hermann, Reglindis, Sizzo, Timo, Wilhelm, Gerburg, Dietrich. Questa è Reglindis, e vedete, ride. Reglindis si volta, fa lo stesso gesto che faceva il cavaliere di Bamberg e ride da una parte. Le statue ridono. Intorno al 1235-40 le statue iniziano a fare molte cose. Tra queste iniziano a ridere. Iniziano ad assumere, cioè, espressioni che sono espressioni ordinarie, normali, consuete. E vedete Uta, invece, Uta è bellissima, vestita, nobile e ha freddo. Ha freddo perché nei cori delle cattedrali c'è pieno di spifferi. E fa tanto freddo che lei, che è una margravia e quindi ha un manto magnifico ricoperto all'interno di vaio, questo pelo di scoiattolo, questa pelle di scoiattolo, sente il bisogno di prendere un lembo del mantello e di tirarselo su, esattamente come fa nel film La Regina Cristina, Greta Garbo, no? Nelle prime scene iniziali, quando sta aspettando che arrivi il suo amante, che arriverà di fatti in una slitta, no? E lei lo aspetta al di fuori del palazzo, anche lei ha freddo e fa lo stesso gesto. Questa è la mano di Uta. Vedete che la mano di Uta è una mano morbida. In questo caso questa non è marmo, è pietra calcarea, perché il marmo ce l'abbiamo noi, loro hanno la pietra calcarea, è pietra, però è una pietra che si sforza di essere morbida, no? È una mano assolutamente naturale. Bene, la mano di Uta è paragonabile alla bocca di Margherita. Margherita di Brabante ha questa bocca molto bella, molto carnosa, dischiusa. Ha la bocca dischiusa perché respira. No?
Margherita, adesso vedremo perché, respira. Respira nella stessa logica in cui Uta ha una mano morbida. Nella stessa logica con cui Uta ostenta di sembrare, di provare freddo. Nella stessa logica con cui il cavaliere di Bamberg chissà che cosa pensa e mostra questo suo, non si può dire rovello interiore, ma questo momento, come dire, di leggera incertezza, con questo gesto interlocutorio, no, del giochicchiare, tirando e forse anche mollando, no, la correggia che gli tiene il manto sulle spalle. E vedete che il gioco che facevamo prima col volto di Margherita lo possiamo fare anche col volto di Uta. Questo non, mentre gli altri, diciamo, di quei confronti di prima, il responsabile sono io, questo è molto vecchio. Il confronto tra il volto di Uta e il volto di Greta Garbo, proprio in questa fotografia, è stato fatto già da decenni, no? Già da decenni, perché effettivamente queste due donne si assomigliano nel senso che presentano uno stesso tipo, no? Di bellezza, no? Di bellezza molto poco mediterranea, più algida, no? E diciamo senza dubbio non meno, anche se diversamente affascinante. Bene, la storia di Margherita come prodotto artistico incomincia appunto con avendo questa esperienza alle spalle, e incomincia in un ambito al quale Giovanni Pisano, lo scultore, autore della statua della quale stiamo parlando, è legato per vincoli di sangue e anche per vincoli di lavoro. Cioè il luogo nel quale in Italia vengono importate queste innovazioni attraverso canali che adesso, diciamo, neanche sunteggio, perché altrimenti un'ora non basterebbe, e perché questa conversazione altrimenti si trasformerebbe in una lezione di storia dell'arte, cosa che non è il caso di fare a quest'ora. Però la storia di Margherita, la storia Margherita in termini artistici, inizia nella bottega di Nicola Pisano, nella bottega di questo scultore che si era formato, che era nato probabilmente nell'Italia meridionale di Federico II, che aveva avuto rapporti nell'Italia meridionale con scultori venuti da quelle regioni del nord, appunto da Bamberg e da Reims, proprio a lavorare nei cantieri promossi da questo grande personaggio che fu Federico II. Poi, con la morte di Federico II, forse appena prima della morte di Federico II, Nicola Pisano fu tra quegli personaggi che si trasferirono nei luoghi dove esisteva una grande domanda di arte, di scultura, di architettura, cioè nella Toscana borghese, no, della metà del 200. Inizia a lavorare qui e vedete, questi sono alcuni volti di due personaggi dell'Arca di San Domenico a Bologna, molto individuati, alcune teste decorative che stanno alla base delle arcate esterne del Battistero di Pisa, 1, 2, 3 e 4, volti che vedete presentano un forte intento di individuazione, no? Una ricerca di individuazione. Ora, qualcuno di questi può essere stato, o può non essere, chissà, ispirato da volti veri e propri. Sia stato o non sia stato direttamente ispirato da questo o quel volto precisamente inteso, però è evidente che dietro alla, diciamo, nettezza, precisione fisionomica di volti di questo tipo, ci deve essere un intento molto particolare, no? Un desiderio molto particolare di
di individuazione. Allo stesso modo in questa tomba, questa è un'opera che un tempo si trovava al Museo di Berlino, che poi è sparita durante la guerra, rappresentava un vescovo pistoiese, no? E vedete che questo volto di questo vescovo pistoiese, che è morto, perché vedete che i due angeli sollevano il suo corpo glorioso, poi parleremo di questo concetto, sopra questo magnifico lenzuolo che ondeggia come mosso dal vento, noi vediamo che il vescovo ha un volto con una specifica, precisa connotazione naturale, le pieghe, le rughe, i segni dell'età, e senza dubbio un volto che pretende di essere il volto di un individuo. Sempre nell'ultima opera realizzata da Nicola Pisano a Perugia, 1276-78, è anche la prima nella quale Giovanni Pisano ha l'onore di mettere anche lui la firma. La Fontana di Perugia, è un'opera importante per la città di Perugia, è firmata due volte, è firmata dal padre Nicola e dal figlio Giovanni. È il segno del passaggio del testimone dal vecchio, grande, importante, celebrato maestro, che ormai sta morendo, da lì a due anni sarà morto, al suo figlio ed erede, no? Erede della bottega in termini pratici ed erede anche in termini artistici. Bene, i committenti di questa fontana, che è una struttura civica, una struttura pubblica, sono i due magistrati cittadini e sono Matteo da Correggio, questo signore qui, cioè questo, e Bartolo da Sassoferrato, questo qui e questo qua. Questi sono due personaggi che quando questa scultura, questa statua è stata, questa struttura, questa fontana è stata inaugurata, erano vivi e vegeti. E quindi quando è stata scoperta la fontana, loro hanno visto i loro volti lì rappresentati in marmo, perché qui siamo in Italia e queste sono opere in marmo. Quindi è molto probabile che queste immagini li rappresentino in termini fisionomici, no? Se io avessi pagato in qualche modo, anche con i soldi della cittadinanza, un'opera di questo genere e lo scultore mi facesse diverso da come sono, forse mi risentirei, no? Quindi è probabile che questi due dovevano essere riconoscibili per mille e una ragione. D'altra parte anche altri scultori nati nello stesso ambito, il più vecchio e il più importante, il più di successo tra gli allievi di Nicola Pisano, cioè Arnolfo di Cambio, che aveva scelto di, diciamo, tentare la fortuna tra le committenze papali, guelfe, laddove Giovanni fu, come vedremo, uno scultore che seguì la parte ghibellina, che era più legata alla Pisa, più legata a suo padre. Bene, anche Arnolfo di Cambio fece esperienze proprio nel campo della ritrattistica fisionomica, quando, chiamato intorno al 1270 e qualcosa a Roma dal più grande e peggiore nemico di Federico II, quello che aveva sconfitto Federico II, cioè Carlo d'Angiò, re di Napoli e senatore di Roma, gli fece una statua onoraria destinata ad essere messa in Campidoglio. Questo è il profilo, no, di questo personaggio, che aveva questo volto un po' grassoccio, no, un po' grassoccio, con un gran nasone, che vedete effettivamente lo connotava, perché anche nella sua tomba, poi lui venne sepolto a Saint-Denis in Francia, nella Basilica Reale, è lo stesso nasone che connota la sua effigie in terra francese. Quindi anche in questo caso dobbiamo pensare a questa immagine come un'immagine decisamente fisionomica. Giovanni Pisano, anche lui, aveva, diciamo, nelle sue corde la capacità, l'idea della scultura come strumento per rappresentare fisionomie individuali. Ce lo dimostra questo complesso che viene dalla porta di statue, tre statue, che vengono dalla porta maggiore
cioè la porta occidentale del battistero di Pisa. La Madonna, no, non sono tre statue dello stesso momento, la Madonna centrale è opera firmata di Giovanni Pisano, il San Giovanni Evangelista che sta qui è un'opera successiva di uno scultore della bottega di Giovanni Pisano, e questo gruppo qui, che rappresenta San Giovanni Battista, no? Il santo padrone di casa di un battistero, che presenta questo personaggio inginocchiato, evidentemente il donatore, il committente, è un laico, lo vedete? Questo personaggio è inginocchiato e presentato dal Battista alla Madonna, no? Presenta la sua committenza e quindi presenta se stesso, chiede, si trova in una situazione nella quale il Battista intercede per lui presso la Madonna. L'avere commissionato la decorazione del battistero gli sarà contata tra le cose che poi al momento buono, no, gli varranno forse un po' di benevolenza da parte del Signore al momento della morte. Lui è rappresentato in un atteggiamento devoto, nello stesso modo Giovanni Pisano nel pulpito all'interno della cattedrale rappresenta se stesso, qui così, no? Lui con le mani in croce nell'atto di, diciamo, abbandonarsi alla raccomandarsi e abbandonarsi alla volontà di Cristo. Ora, questo personaggio probabilmente si chiamava Pietro Dicione ed era l'operaio. Operaio vuol dire il general manager della costruzione del battistero, cioè era quello al quale il comune di Pisa, non era uno da quattro soldi e non era un operaio, era quello al quale il comune di Pisa aveva dato i soldi, no, per realizzare, finalizzati alla decorazione, no, alla realizzazione della decorazione di quell'edificio. Lui doveva spendere quei soldi nel modo giusto, corretto e renderne conto alla committenza. Quindi era un manager, lui non era un artista, era uno che si occupava appunto di gestione, diremo noi. La natura non l'aveva favorito, no? Ecco, non c'è dubbio che nessuno dei signori, belli o brutti, ma nessuno desidererebbe, no, avere una faccia da porco a sto modo qui. Quindi, visto che questo era quello che aveva in mano i soldi e che qui viene rappresentato da Giovanni Pisano con la faccia di un porcello, probabilmente aveva una faccia del genere, no? Io non sarò Brad Pitt, ma se Giovanni Pisano mi avesse rappresentato in questo modo, col cavolo che gli mollavo poi i soldi, no? Scusate. Quindi anche in questo caso, dobbiamo immaginare, insomma, è un'immaginazione, diciamo, fatta al lume di ragione, no? Che questo volto sia un volto conforme, no? Conforme a quello che il povero Pietro Dicione vedeva nello specchio tutte le mattine facendosi la barba. Qui siamo qualche anno dopo, e questo è veramente uno dei primi ritratti nei quali questo fatto, cioè che siano stati fatti in questo modo, è dichiarato addirittura da una iscrizione. Questo è il celeberrimo Enrico Scrovegni, il committente di Giotto, uno dei committenti di Giotto a Padova, il principale committente di Giotto a Padova. Giotto a Padova va chiamato dall'ordine francescano, lavora in Sant'Antonio, poi viene fatto proprio da questo Enrico Scrovegni, che era un personaggio di nobile condizione, straordinariamente ricco, figlio di un banchiere, prestatore interesse, celeberrimo anche lui proprio per la sua ricchezza e per la sua capacità di creare soldi dai soldi. Tanto che Dante Alighieri lo cita come usuraio, no? Lo cita come usuraio nella Divina Commedia. Quindi un personaggio che aveva per questa sua attività bancaria una notorietà che travalicava la dimensione
la dimensione padovana. Bene, lui nella Cappella degli Scrovegni fa fare a uno scultore che era stato legato a Giovanni Pisano la propria figura. Qui sotto c'è scritto propria figura Domini Enrici Scrovegni Militis dell'Arena. Cioè, sottinteso, questa statua è la vera e propria figura del signore Enrico Scrovegni, cavaliere dell'Arena. Questa figura è grande al naturale e è vestita dei panni da cerimonia che Enrico Scrovegni vestiva. Un tempo era colorata con colori naturali. Quando a Roma nel 2008 ci fu la grande mostra di Giotto, questa statua era stata messa all'inizio del percorso espositivo con un gioco di luci molto suggestivo e uno la incontrava così, no? Girava, saliva le scale, poi si girava e la vedeva lì. Bene, sembrava di avere davanti Enrico Scrovegni, no? È una immagine che rappresenta in tutto e per tutto un uomo del primo 300 di alta condizione, come noi lo troviamo da mille altre fonti figurative. Quindi questo per dirvi che nella cultura, nella mentalità, nell'immaginario di Giovanni Pisano e anche nella sua padronanza dei metodi della scultura, esiste, diciamo, il paradigma del rapporto nei confronti del naturale era un paradigma vivo, operante, in modo cosciente e consapevole. Ecco, siamo ritornati adesso a Giovanni Pisano e a Margherita Ribrabante. Dove sta il segreto della bellezza di Margherita, della Margherita di Giovanni Pisano? Quando io l'ho vista, mi sono innamorato di questa statua perché rappresentava una donna bella? Può darsi, no? Può darsi, è più facile innamorarsi di qualcosa che rappresenta qualcosa di bello piuttosto che di qualcosa che rappresenta qualcosa di brutto. Cioè, il vedere il bello al di là delle caratteristiche del soggetto è uno scalino già successivo rispetto al primo e più semplice e diretto approccio. E allora adesso parliamo di Margherita, perché il problema è chi sia questa donna, no? Questa Margherita di Giovanni Pisano è Margherita, allo stesso modo in cui l'Enrico Scrovegni di Marco Romano è davvero Enrico Scrovegni. Cioè, questa è la propria figura di Margherita di Brabante, cioè la vera e propria figura di Margherita di Brabante come essa era in vita, scusate la pedanteria. È evidente che la risposta a questa domanda è no, l'anticipo, non è così. Allora, chi era Margherita? Margherita era figlia del duca di Brabante, parlava francese e nel 1292 aveva sposato Enrico di Lussemburgo, Enrico figlio del duca di Lussemburgo. Un matrimonio, diciamo, tra due personaggi di alta condizione. Avevano avuto tre figli, un maschio di nome Giovanni e due femmine, anch'esse poi ben maritate. Enrico di Lussemburgo, nel 1308 venne eletto re di Germania a Francoforte. Qui vedete in alcune miniature, non dico coeve, ma insomma
realizzate una ventina d'anni dopo le vicende, trentina d'anni dopo le vicende delle quali stiamo parlando, le tappe fondamentali della vita di Enrico e di Margherita. Questi sono i principi elettori, i sette principi elettori dell'impero che si riuniscono a Francoforte per eleggere il re di Germania. Qui vedete, questo è Enrico che eletto re di Germania viene letteralmente preso e sollevato sull'altare, no? Preso e sollevato sull'altare. Viene un re medievale, un re consacrato, dopo la consacrazione il corpo del re prende una connotazione diversa, no? Cioè il corpo del re è un corpo consacrato e quindi ha un quid di più rispetto a un corpo normale. Per questo fisicamente questa sua, diciamo, elevazione ad uno stato più alto veniva simboleggiata attraverso la sua fisica, no? Il suo fisico spostamento ad un livello più alto, addirittura sopra l'altare. Poi in questo momento lui viene, ci siamo trasferiti ad Aquisgrana, siamo un anno dopo, 1308 queste due, 1309, qui lui viene coronato re dei Romani. E vedete, con lui c'è la moglie che sta qui vicino, questa è Margherita, anche lei viene incoronata re dei Romani, regina dei Romani. Cioè, diciamo, imperatori designati, cioè il re dei Romani era il re di Germania che stava, si stava avvicinando alla incoronazione ufficiale. Il titolo di re dei Romani corrispondeva a quello di imperatore designato. Nel 1310 la coppia decide, diciamo, rompe gli indugi, la situazione in Germania si è abbastanza tranquillizzata, l'autorità dell'imperatore non è più messa in discussione da nessuno e allora si decide di andare in Italia. Si decide di andare in Italia per due ragioni. Uno, per mettersi sulla testa la corona. L'imperatore, per essere tale, doveva andare a Roma e in San Pietro prendere la corona direttamente dalle mani del Papa. Questo richiedeva, no, un corretto percorso. L'altra era che intanto l'autorità dell'imperatore sull'Italia era in pratica venuta meno. Cioè, in teoria l'imperatore era anche il padrone assoluto del giardino dell'impero, cioè dell'Italia. In pratica, in Italia, ogni città faceva come se l'imperatore non esistesse, no? Ogni città si comportava come uno Stato, qualcuna mantenendo con l'imperatore un rapporto di deferenza più o meno di convenienza, qualcun altro fregandosene altamente e completamente disattendendo gli interessi e le volontà del padrone, di quello che teoricamente era il padrone. E allora Enrico faceva quello che avevano fatto dei suoi predecessori e quello che avrebbero fatto dei suoi successori, sarebbe venuto direttamente in Italia lui a mettere a posto, o almeno a cercare di farlo, a mettere a posto le cose, a ricondurre l'Italia, almeno l'Italia del Nord, al rispetto delle regole, al rispetto delle tasse e di tutti i tributi che gli dovevano legittimamente venire di qua. Qui vedete il corteo imperiale, che era veramente un esercito splendido, con praticamente la maggior parte della grande aristocrazia dell'Europa centrale, no? Qui il re sale le Alpi, qui le discende, no? per arrivare in Italia e per essere incoronato il 6 gennaio del 1311 a Milano, in Sant'Ambrogio, re d'Italia. Sulla testa gli viene messa la corona di re feudale d'Italia, la corona ferrea che è conservata ancora oggi nel Duomo di Monza. Sembra che le cose si siano messe bene.
Sembra che le cose si siano messe bene per qualche settimana dopo l'incoronazione. Passato il primo mese, diciamo questa situazione idilliaca inizia a rompersi. Le città lombarde e lombardo-venete, una dopo l'altra, chiudono le porte all'imperatore, Brescia si rivolta addirittura, lui è costretto a mettere assedio a Brescia. E lì inizia, diciamo, la situazione inizia a sfuggirgli di mano. Brescia non si arrende, non gli rende onore, davanti il campo imperiale davanti a Brescia è sconvolto dalla peste, l'imperatore deve smontare e non propriamente scappare, ma in sostanza ritirarsi. Si ritira, passa gli Appennini, viene a Genova, perché a Genova sa di essere diciamo accolto bene, in quanto il governo della città è un governo ghibellino, no? E quindi sa che avrà una buona accoglienza. Il problema però si presenta immediatamente. Lui arriva a Genova il 21 ottobre del 1311, ci resterà fino ai primi di gennaio alla metà di febbraio del 1312, ma pochi giorni dopo l'arrivo a Genova, poco dopo questo giorno faustissimo in cui l'imperatore viene accolto magnificamente in città, gli viene eretto un trono davanti all'arcivescovado, giusto qua davanti, insomma proprio qui, no? E tutte le famiglie gli rendono omaggio, Guelfi, Ghibellini, tutti i dori arrivano e prendono lo stemma dell'imperatore, i Tartaro cambiano cognome e prendono il nome di imperiale in onore del re. Il comune di Genova dà al sovrano 60.000 fiorini d'oro di regalia, una cifra esorbitante. Fate conto che un fiorino d'oro sono 52 grammi di oro fino a 24 carati, quindi immaginatevi quanto oro gli viene consegnato, una cosa veramente rilevante. Però nella notte tra il 13 e il 14 dicembre Margherita di Brabante, Margherita, muore probabilmente di peste. Lei aveva partecipato a queste giornate così trionfali, però poi la si era messa in quarantena in una villa nella zona di via San Vincenzo, cioè verso la stazione Brignole, in una villa suburbana, probabilmente perché aveva anche lei la peste, che l'aveva presa a Brescia. L'imperatore ne è sconvolto per diverse ragioni. Intanto perché, come dire, se ti muore una moglie probabilmente non ti fa generalmente mai piacere, ma in realtà il rapporto tra i due era un rapporto vero, nel senso che Margherita era la sposa, cioè era la regina di questo re, ma era anche davvero la moglie e la compagna. Erano una coppia molto unita, no? Non era una cosa affatto scontata. E, anzi, era molto noto che l'amore che legava la coppia e che era, come dicono i cronisti, evidente nel modo di interagire, diremmo noi oggi, no? dell'uno con l'altro. Quindi l'imperatore ne è sconvolto e non può fare a meno che partecipare ai suoi funerali, che si svolgono nella chiesa di San Francesco di Castelletto, che era una chiesa grandissima, nuova di zecca, non nella cattedrale, perché la cattedrale era ancora completamente rovinata. Lui non le fa fare un monumento lì per lì, le fa fare semplicemente un sarcofago di piombo, perché pensava di lasciarla qua a Genova, andare a Roma, prendere la corona, ritornare e poi ritornare in Germania, portarsela con sé. Lui resta qui, il 16 febbraio parte per Pisa. Pisa era la vera e propria capitale imperiale in Italia, la città che più direttamente era legata alle sorti dell'impero, e ci sta fra il 6 marzo e il 23 aprile. Qui vede per la prima volta Giovanni Pisano.
E sappiamo senz'altro che vede per la prima volta Giovanni Pisano perché proprio per l'arrivo dell'imperatore in Duomo viene decorata la porta maggiore, la porta maggiore che non era la porta della facciata come uno può pensare, ma la porta del transetto destro che dava, che, alla quale arrivava la strada che conduceva dal centro della città alla quella che noi chiamiamo, dopo che D'Annunzio ha inventato questo nome, la Piazza dei Miracoli, e che nel Medioevo nessuno chiamava in questo modo, e che ancora oggi a Pisa si sente chiamare malvolentieri Piazza dei Miracoli, era la piazza della cattedrale. No? In questa lunetta Giovanni Pisano aveva fatto appositamente delle sculture in parte conservate con la Madonna, col bambino, e poi qui Pisa, rappresentata come una donna con il seno in evidenza, che allattava due bambini, cioè la rappresentazione di Pisa come caritas, come l'amore divino, l'amore materno anche se volete. Da questa parte invece c'era San Ranieri, uno dei santi protettori di Pisa, che presentava l'imperatore alla Madonna. Quindi arrivato lì l'imperatore si vide già rappresentato in ritratto, no? Dai pisani che gli fecero omaggio di questa cosa. Probabilmente fu in quel momento che cambiò idea e che elaborò l'idea, che difficilmente avrebbe potuto riprendere il corpo di sua moglie, e diede l'incarico a Giovanni Pisano di iniziare a lavorare a questa tomba. Perché lo sappiamo? Perché il 25 marzo del 1313 esiste un documento che è questo qui, che è nell'archivio del Comune di Genova, nell'archivio di Stato di Genova, in cui il 25 agosto del 1313, un anno dopo, Giovanni Pisano arriva qui, cioè si presenta alle 9 di mattina qui in cattedrale, entra in cattedrale per ricevere dalle mani dei delegati dell'imperatore. L'imperatore in quel momento non era più a Genova, era, adesso vi dirò dove, purtroppo per lui, no? 80 fiorini d'oro per continuare, no? Per continuare il lavoro della tomba dell'imperatore, la tomba della regina Margherita morta a Genova. Quindi tra il 1312 e il 1313 erano già iniziati i lavori, e il 25 agosto lui veniva qui per prendersi una parte dei soldi che lui poi avrebbe dovuto spendere dando buono e onesto rendiconto, come è scritto nel documento. Questo vuol dire che i lavori erano già in atto. Perché vi ho detto dell'imperatore, sono stato un po' evasivo sull'imperatore? Perché il 25 agosto del 1313, a Genova non lo sapeva ancora nessuno, ma l'imperatore la sera prima era morto. Il 24 agosto del 1313, a Buonconvento, l'imperatore era morto. Lui, dopo che era stato a Pisa, era riuscito ad andare a Roma. Il 7 maggio del 1312 era stato incoronato a Roma imperatore da tre cardinali. Vedete, questi sono i tre cardinali che lo accompagnano a Roma: il cardinale Niccolò Albertini, il cardinale Arnaldo Fauget e il cardinale genovese Luca Fieschi. Questo perché a Roma non c'era il Papa era ad Avignone dal 1305, e quindi la situazione era in questo modo. Lui era stato incoronato imperatore, non a San Pietro, perché a San Pietro c'erano i Colonna, gli Orsini, nemici dell'imperatore, e l'imperatore doveva difendersi, cioè era arrivato lì col suo esercito ed rimase in realtà prigioniero di uno dei luoghi fortificati, il Foro di Traiano. Non so se voi arrivate in via dei Fori Imperiali, no? Altare della Patria, via dei Fori Imperiali, se voi seguite verso il Colosseo, alla vostra sinistra avete i mercati di Traiano con l'esedra semicircolare. Dietro c'è la collina, no? La Suburra, e là sopra ci sono due torri, una, no? La torre delle milizie, è il luogo nel quale, c'è tutt'altro che un palazzo, l'imperatore è, diciamo,
costretto a stare in queste settimane, assediato praticamente da tutti i suoi nemici che tengono tre quarti della città. In questa città divisa, no, in mezzo a gente che si suona da una parte e si suona dall'altra, avviene l'incoronazione imperiale, per cui si mette in testa la corona e ritorna su. Questi sono i funerali dell'imperatore che vengono fatti a Pisa. Nel 1313, appunto nel giugno del 1313, e questo è il volto dell'imperatore come appare dalla statua che venne realizzata poi tra il 1314 e il 1315 da un allievo di Giovanni Pisano per l'abside maggiore del Duomo di Pisa. Era un gigantesco monumento che prendeva più o meno questa posizione, dietro l'altare, al centro dell'abside, laggiù in fondo, chi entrava dalla porta vedeva direttamente il grande monumento dell'imperatore. Questa è una ricostruzione fatta con le mie manine, per cui insomma ha soltanto uno scopo evocativo. Margherita invece era stata messa in San Francesco di Castelletto, una chiesa nuova, grande, nuova, proprio nuova di zecca, che si trovava in Strada Nuova dietro Palazzo Bianco. Si trovava in questa posizione, probabilmente dietro l'altare, e poi restò lì dal 1314 probabilmente fino al 1600, quando venne smantellata l'abside, venne ricostruita più grande e si dovette smontare questo monumento che evidentemente ingombrava perché stava proprio in un posto che doveva essere occupato dai sedili dei canonici, perché c'era stato il Concilio di Trento a metà Cinquecento, si era deciso che l'altare dovesse stare, diciamo, il collegio canonicale non dovesse più occupare la parte anteriore rispetto all'altare, ma stare dietro, in modo che non vi fosse nessun elemento di divisione tra i fedeli e l'altare, no? Che tutti i fedeli che entravano dalla porta dell'edificio religioso potessero assistere senza ingombri al sacrificio della messa, perché fino a quel momento ogni chiesa cristiana occidentale aveva avuto una divisione che impediva di vedere direttamente l'altare. Quindi questo monumento ingombrava, lo si smontò e da quel momento iniziarono le sue peripezie che noi non seguiremo. Qui vi faccio vedere soltanto alcuni resti, appunto queste parti che tradizionalmente sono dette dell'Elevatio, la Madonna senza testa e senza bambino, una delle quattro statue di virtù e queste due, l'unica intera che si possiede, questa è la giustizia e questa la temperanza e questa la fortezza, le teste di altre due statue che avevano più o meno queste stesse caratteristiche. C'è poi un disegno che rappresenta le parti che non esistono più, cioè un sarcofago con altre quattro figure sedute di virtù, le virtù cardinali, le virtù del governo, le virtù della vita attiva, la prudenza, la fortezza, la giustizia e la temperanza, ai lati di una figura centrale che, come vedete, tiene la mano in questo modo così grazioso, guarda verso di noi e sembra quasi farci un gesto di invito, probabilmente una rappresentazione della Caritas, no? della Caritas, che non vuol dire la carità, ma l'amor divino, no? L'amore del donarsi. Ecco. Quindi, messe le une sopra le altre, probabilmente le parti principali del monumento potevano avere queste caratteristiche, ma non è una ricostruzione, è semplicemente una disposizione relativa delle parti che sicuramente dovevano esserci. Ecco, e allora adesso ritorniamo davvero a Margherita. Questa statua rappresenta Margherita. Cosa sappiamo noi di Margherita? Noi abbiamo delle immagini di Margherita realizzate nel 300, ma sono, diciamo, un po' insignificanti, no? Queste vengono da quel codice di cui vi ho fatto vedere le immagini prima e ce la presentano in questo modo. Qui, questo è un altro disegno
di un codice che racconta la storia della venuta in Italia, racconta soprattutto la storia di Margherita di Brabante, e la presenta in modo un po' generico. Un intellettuale storico padovano, Albertino Mussato, che era guelfo ma che ammirava molto Margherita, la descrive così: ha un volto di fanciulla, di carnagione pallida, capelli castani, mascelle delicate, naso ben delineato, bocca piccola, occhi dall'espressione ridente. Il suo mento e il collo erano circondati da un velo alla moda tedesca e il capo era sormontato da un manto morbido, secondo l'uso francese. Poi alcune note di carattere, di tratto. Dava prova di prudenza, era priva di arroganza. La si diceva affabile verso gli inferiori più di quanto sia usualmente una persona di condizione regale, e ciò i più attribuivano alla dolcezza del suo carattere. Ora, è evidente che questa Margherita di Brabante, non possiamo dire di che colore avesse i capelli, ma certo non diremmo che quella donna che abbiamo paragonato ad Alida Valli o ad altre persone abbia un volto di fanciulla, no? Di carnagione, di pallore. Le mascelle non sono delicate, ha una struttura del viso molto strutturata, il naso è ben delineato, la bocca piccola, non è piccola quella bocca, l'abbiamo vista, è una bocca carnosa, no? Ecco, tutt'altro che piccola. Gli occhi dall'espressione ridente sulla statua non li possiamo verificare. Possiamo verificare invece che questa, diciamo, se le prime tre righe non corrispondono alla statua, le ultime due corrispondono all'abbigliamento della statua, perché effettivamente il mento e il collo sono circondati da questo soggolo alla moda tedesca e la testa è coperta dal manto alla moda francese, mezza tedesca e mezza francese. Lei e il marito parlavano normalmente tra di loro francese, ma erano il re e la regina di Germania e l'imperatore, senz'altro, e l'imperatrice, anche se non coronata, del Sacro Romano Tedesco. Quindi Germania e Francia in questa coppia si sposavano ed era difficile dire dove fosse il confine. Nella moda questa duplicità la vediamo rappresentata. Allora, scusate, per quale ragione Giovanni Pisano non vide mai Margherita di Brabante, non la vide mai di persona, naturalmente. La vide Dante. Dante la vide, la incontrò, ebbe con lei una corrispondenza. La vide Petrarca. Petrarca la vide proprio a Genova nel 1311, quando venne qui da bambino insieme a suo padre, proprio in quei giorni. Ne parlavano in molti di questa donna, perché colpiva, no? Colpiva, e colpiva soprattutto per quell'aspetto che Albertino Mussato mette in evidenza, perché era così diversa dalla gente della sua condizione, perché non aveva quell'albagia nobiliare, perché aveva questo tratto di disponibilità, di generosità, che si mostrava in ogni suo gesto. Ora, questo aspetto era un aspetto che colpiva. Colpiva perché era così diverso da come ci si aspettava da una donna della sua stratosferica condizione sociale. Ecco. Però Giovanni Pisano sì che non l'aveva mai vista, ma come l'hanno descritta noi potevano averla descritta lui. E allora perché non l'ha rappresentata così? Abbiamo visto che se Giovanni Pisano avesse voluto rappresentare un volto brutto, o un volto piccolo, o un volto delicato, avrebbe potuto rappresentarlo. Il Pietro Dicione con la faccia da porco l'ha rappresentato con la faccia da porco, no? Ecco. Quindi, se non l'ha rappresentata così, voleva dire che c'era una ragione. Bene, il segreto della bellezza di Margherita di Brabante, di Giovanni Pisano, sta proprio in questo aspetto del quale adesso parliamo, e che è un aspetto che è totalmente estraneo al nostro modo di vedere e che invece è tipico, specifico, caratteristico della mentalità, del modo di pensare, no?
del modo di pensare, di guardare, di vedere, di percepire del Medioevo, che è così tanto e così radicalmente diverso dal nostro. Non possiamo appressarsi all'arte del passato con il nostro punto di vista, convinti che la gente abbia sempre pensato le cose che pensiamo noi, che la gente abbia sempre apprezzato le cose che apprezziamo noi per le ragioni per cui noi apprezziamo le cose. Se pensiamo di queste cose e guardiamo le opere d'arte del passato in questo modo, avremo radicali delusioni. Avremo esperienze estetiche, magari anche piacevoli, però completamente scollegate dalla storia. Ecco, un uomo medievale non la pensava come noi. Un uomo medievale non guardava il mondo come lo guardiamo noi. Un uomo medievale non guardava, non percepiva e non credeva alla realtà così come la vediamo noi. E quindi possiamo dire, che in termini coerenti col punto di vista medievale, il ritratto di Margherita di Brabante che dà Giovanni Pisano era senza dubbio il vero ritratto di Margherita. Quello che il Medioevo, in quel momento specifico, considerava tale. Perché la verità era quella di cui quel volto era l'emblema e l'espressione. Allora, cosa rappresenta questo gruppo? Questo gruppo, e parliamo di Margherita, uno potrebbe dire non rappresenta Margherita donna, rappresenta la sua anima. No, non rappresenta un'anima. Le anime non hanno questa consistenza. Scusate, non vorrei essere volgare, ma le anime non hanno le tette. Vedete? Questa donna è una donna non solo tridimensionale, ma connotata. Guardate la stola, che è la stola che hanno i santi, e che qui è un elemento che mette in evidenza la presenza di un seno, no? No? Di un seno nettamente in evidenza. Il suo volto è carnoso. Il suo corpo è solido, saldo e pesa. Le anime non pesano, ma guarda, ditelo a questo personaggio che è un angelo aptero, un angelo senza ali, che fa fatica, no, a tenerla e fa fatica perché lei pesa, no? Lei si sta sollevando, ma si sta sollevando un corpo, non un'anima. Le anime salgono, no? Le anime si librano. Le anime volano, lei deve essere tirata su e guardate com'è inarcato lui e guardate il suo braccio com'è consistente. Vedete che lui sta impugnando con due mani il braccio, lo sta tenendo perché è un corpo. No? Ecco. Questo è un passo della lettera ai Filippesi di San Paolo. Quanto a noi, la nostra patria è nei cieli e di là attendiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo, rendendolo conforme al suo corpo glorioso. Il corpo del cristiano, vivo o morto che sia, è in attesa di quel corpo glorioso che il credente rivestirà se non si compiacerà del suo misero corpo. Ora, è un articolo di fede la risurrezione dei morti per chi è cristiano. E la risurrezione dei morti è la risurrezione del corpo, no? È la risurrezione di corpi. Quindi Giovanni Pisano rappresenta un corpo che risorge. Questo corpo, però, non è il corpo di Margherita, quel della Margherita terrena, terrestre, il corpo che è morto. Questo è un altro corpo. È il corpo col quale Margherita è rinato e come esso è rinato, è diventato come esso è rinato, grazie all'intervento di Cristo, che ha
agito su quel corpo, lo ha rimodellato, lo ha trasfigurato. Sant'Agostino parla di Dio artista che opera in modo mirabile e ineffabile. Lui ricostruirà con mirabile e ineffabile prontezza la nostra carne, con tutto ciò di cui essa era fatta. Dio è un artista, un artefice, che riconfigura la carne dei beati, dei risorti, no? Donando ai risorti, ai beati, ai rinati, alla nuova vita, alla vera vita, un nuovo aspetto, che sarà il vero aspetto di quella persona. Paradossalmente, dal nostro punto di vista, ma letteralmente dal punto di vista di un uomo del Medioevo, il corpo vero di Margherita non è quello che ha lasciato nel Pisano, non ha ritratto, ma è l'altro corpo, quello che Giovanni Pisano, attraverso il mezzo della scultura, ha immaginato, ha rimmaginato, sostituendosi per un attimo, no, alla attività che è propria di Dio. Dio, il sommo artista, che riplasma i nostri corpi mortali e li rende, nella loro dimensione fisica, non solo conformi alla maggiore o minore santità che si hanno saputo conquistarsi, ma li rende anche adatti a fare una cosa mostruosa, cioè a vederlo attraverso gli occhi della carne. Perché un problema significativo è: come si fa a vedere Dio? No? Chi può vedere Dio? Dio è diventato visibile sulla terra attraverso Cristo. Chi ha visto Dio sulla terra ha visto Cristo, non Dio. Dio non si è manifestato mai a nessuno nella sua vera natura, ma i corpi santi vedranno Cristo come esso, scusate, Dio come esso è nella sua vera natura. Ma come si fa a vedere Cristo, a vedere Dio attraverso gli occhi di un corpo che è mortale? Bene, Dio farà questo nel restaurare il nostro corpo, lo riconfigurerà e renderà gli occhi del corpo capaci di sostenere l'ineffabile, no? Di sostenere l'insostenibile, cioè la visione della vera natura di Cristo. I corpi dei santi risorgeranno dunque senza alcun difetto, senza alcuna deformità, senza alcuna corruzione, pesantezza o impaccio. La speditezza sarà pari alla contentezza. Per questo motivo sono pure chiamati spirituali, anche se non c'è ombra di dubbio che saranno corpi, non spiriti. Allora il corpo sarà spirituale, pur essendo corpo e non spirito. Allora non ci sarà più carne, ma corpo, poiché si parla anche di corpi celesti. E via dicendo. Ecco. Non è l'unica volta che nel Medioevo si rappresentano corpi di questo genere. Qui siamo in Santa Croce a Firenze, questo è un allievo di Giotto, uno dei principali allievi di Giotto, Maso di Banco, e qui un membro di Casa Bardi viene subito dopo la morte presentato al giudizio di Cristo. Cristo lo giudica, no? Questo è San Francesco. San Francesco muore e il suo corpo glorioso viene portato in cielo dagli angeli. Questa è la Maddalena che quando muore viene portata in cielo. La Maddalena qui è vecchia, ma qui è tornata giovane. Qui San Francesco non è propriamente vecchio, ma qui è più giovane. Questo è San Martino di Tours, questo è Simone Martini. Basilica Inferiore di Assisi, circa 1315-17. San Martino di Tours è vecchio e muore, e immediatamente risorge e vedete, è stato rappresentato con la stola della santità ed è tornato giovane con i riccioli biondi, no? Perché questo è il suo corpo glorioso, è corrisponde a quello di Margherita. E questo è San Francesco. Questa è l'immagine di San Francesco
San Francesco ha fatto una vita schifosa, no? Una vita schifosa, è morto tra mille dolori, no? Le aveva praticamente tutte. Questa è l'immagine che Cimabue dà, che viene dipinta sopra il coperchio del suo feretro. Si trova al Museo della Porziuncola. Non era bello ed era anche proprio disfatto dai digiuni, dalle penitenze e dalle sofferenze. Ecco. Nella Basilica Inferiore, però, nella volta della Basilica che stava sopra l'altare che conteneva il suo corpo, lui era presentato così. Gloriosus Franciscus. Questa è un'immagine che ha sempre stupefatto chi li ha guardati. No? Ma come il santo della povertà era presentato come un imperatore bizantino? No, ecco. Qua sopra c'è scritto, questo è il Gloriosus Franciscus. Questo non è il corpo che è morto, ma il corpo che lui si è meritato nella dimensione dell'Eterno. È esattamente lo stesso discorso che noi abbiamo visto, no? In Margherita. Un'ultima cosa. Nella tomba, Margherita era rappresentata varie volte, nella tomba genovese era rappresentata varie volte. Ed era rappresentata soprattutto in due momenti. Qui, nel momento in cui lei si abbandonava, moriva, potremmo dire noi, no? Ma la Madonna non si può dire che propriamente muoia, no? Si parla di transito della Madonna, cioè di passaggio da uno stato ad un altro stato. Non fa in tempo a morire che viene immediatamente assunta il cielo, portata alla destra del Cristo e incoronata regina dei cieli. Quindi la sua morte è un momento impercettibile che la conduce ad un'altra dimensione. Margherita veniva rappresentata in due momenti. Nel momento in cui moriva, ma vedete, non viene rappresentata stecchita, cioè morta, viene rappresentata nel momento in cui si abbandona, no? Perde quasi i sensi, si addormenta in una dimensione dinamica della morte. La morte è appunto un trapasso, il passaggio da un'altra parte, e subito dopo è rappresentata in un'altra situazione dinamica, quella di alzarsi dall'avello, portata su da questi angeli e sollevata a prendere il suo premio, a vedere la luce di Dio. Questi due momenti in cui viene rappresentata Margherita corrispondono ai due momenti con cui normalmente l'iconografia medievale rappresenta le ultime vicende della vita terrena della Madonna e la sua assunzione in cielo. Nelle cattedrali gotiche ci sono sempre la Dormitio Virginis e l'Elevatio e poi la Gloria nell'Alto dei Cieli. Quindi l'idea è quella che Margherita, così buona, così gentile, così caritatevole, così disponibile, è stata in vita sulla terra la rappresentazione incarnata della carità, cioè dell'amore divino. È morta come una santa e si è ispirata per tutta la vita a un modello. Questo modello è il modello perfetto della donna cristiana, cioè Maria. Giovanni Pisano reinterpreta questo ideale e lo possiamo vedere in questo fatto. Qui noi abbiamo, parlando in termini artistici, qui siamo nel pulpito che è una delle ultime opere di Giovanni Pisano a Pisa e vedete questa è la scena in cui la Madonna sviene al lato della croce. E qui ci sono questi personaggi, no? Cioè una delle Marie e l'Apostolo Giovanni. Vedete, questa Madonna che si abbandona, qui sviene, è in qualche modo il precedente diretto di queste soluzioni. Cioè, anche in termini artistici, per sviluppare questa composizione e questa composizione, Giovanni Pisano si è servito di composizioni che lui aveva già studiato per rappresentare vicende alla Madonna, della Madonna. Per concludere quindi, leggiamo, la Margherita di Giovanni Pisano non è un vero ritratto nel senso che noi moderni diamo a questa espressione, però ragionando come si ragionava agli inizi del Trecento è il ritratto vero di Margherita,
non la rappresenta col volto che è morto il 13 dicembre 1311 a Genova, ma con quello che avrà per l'eternità, quello con cui guarderà Dio, quello è il suo volto vero col quale vivrà per sempre. Per questo è così bella. Grazie. Scusate, in mancanza di padroni di casa sono io a congedarvi. Ringrazio innanzitutto ovviamente Clara Di Fabio, una rete di rimandi impressionante. L'arte ha avuto sempre meno confini che le nazioni dell'Europa. Ringrazio A come A, perché questa serata è merito di A come A, e vi do appuntamento al 22 di marzo con Serena Bertolucci, che ci parlerà di Antonella Messina, Lecce Homo di Palazzo Spino. Grazie.